Passai 9 mesi a letto. Tutto cominciò con un dolore terribile alla gamba destra, dalla coscia in giù. Mi lavavano la gambina in una bacinella con acqua di noce e panni caldi. La gambina rimase molto magra. A 7 anni portavo degli stivaletti. All'inizio pensai che le burle non mi avrebbero toccata, ma poi mi fecero male. E sempre più intensamente. La mostra Frida Kahlo, Diego Rivera dalle collezioni Gelman è il progetto che oggi si è aperto il giorno di San Valentino a Padova, al Centro San Gaetano, e ci racconta la storia, una straordinaria storia d'amore che è quella che vede come protagonisti Frida Kahlo e Diego Rivera, nonché una storia d'amore parallela che è quella dei coniugi Gelman, a cui dobbiamo la scelta di opere che oggi viene presentata, perché Jacques e Natasha Gelman erano i collezionisti che hanno scelto queste opere, alcune le hanno anche commissionate e sono stati determinanti per proprio la divulgazione soprattutto dell'opera di Frida Kahlo. Frida Kahlo è stata una pittrice messicana nata nel 1907 a Coyoacán, un sobborgo di Città del Messico. I suoi genitori erano ebrei ungheresi emigrati in Germania. La madre aveva origine meticce, mentre il padre, fotografo, era nato a Baden-Baden. Dopo aver frequentato il liceo, Frida fu ammessa al migliore istituto superiore del Messico, la Escuela Nacional Preparatoria. Il suo sogno era di diventare medico. Fu l'unica ragazza a far parte del gruppo studentesco dei Los Cachucas, così chiamati per i loro berretti, che si interessavano di letteratura e sostenevano le idee socialista-nazionaliste di José Vasconcelos, a quei tempi nominato ministro della pubblica istruzione. Era il 17 settembre 1925, Frida aveva 18 anni e stava tornando a casa da scuola in compagnia di Alejandro Gomez, uno studente di diritto di cui era innamorata. All'improvviso, un tram si scontrò con l'autobus sul quale si trovavano i due giovani, schiacciandolo contro il muro. Molte persone morirono sul colpo. Frida rimase ferita gravemente. La colonna vertebrale si spezzò in 3 punti nella regione lombare, si fratturò il bacino, le costole, la gamba sinistra, il piede destro. La spalla destra fu slogata in modo permanente e a causa di una ferita penetrante all'addome, causata da un corrimano entrato nell'anca sinistra ed uscito attraverso la vagina, Frida perse anche la possibilità di avere figli. L'incidente portò Frida a dover subire 32 operazioni chirurgiche e restò in ospedale per 3 mesi. A causa delle fratture alle vertebre lombari, dovette indossare per 9 mesi diversi busti di gesso e anche se tornata a casa, fu costretta a rimanere immobile nel suo letto. E fu in quei momenti che Frida Kahlo iniziò a dipingere, facendo della sua immobilità un'opportunità. Grazie a un cavalletto, dei colori ad olio ed uno specchio posto sul soffitto,
così da vedere ed utilizzare la sua immagine come modello, Frida iniziò a dipingere autoritratti. Dipingo me stessa perché passo molto tempo da sola e sono il soggetto che conosco meglio. Verso la fine del 1927, dopo aver tolto il gesso, Frida riprese a camminare, accompagnata da dolori che non l'abbandoneranno mai più, e a condurre una vita normale, ritrovando i suoi compagni dell'università. Nei primi mesi del 1928, German Del Campo, uno dei suoi amici del movimento studentesco, le fa conoscere un gruppo di giovani raccolto intorno al comunista cubano Julio Antonio Mella, che si trova in esilio in Messico e che ha una relazione con la fotografa Tina Modotti. È proprio Tina a far incontrare nuovamente Frida e Diego Rivera. Di quell'incontro Diego ricorda di questa ragazza. Aveva una dignità ed una sicurezza di sé del tutto inusuali e negli occhi le brillava uno strano fuoco. Questa mostra intende anche dare conto dell'ambiente culturale in cui hanno operato sia Diego Rivera che Frida, e quindi quella che è stata denominata con un'espressione molto felice il Rinascimento messicano. Stiamo parlando degli anni dal 20, diciamo, agli anni 50, in cui il Messico post-rivoluzionario diventa un paese molto attrattivo per quanto riguarda gli intellettuali, gli artisti, i ricercatori di un'Europa che è sull'orlo invece della seconda guerra mondiale. André Breton, con un'espressione molto felice, ha definito il Messico un paese naturalmente surrealista, e da questa espressione oggi noi possiamo documentare qui a Padova proprio questa grande ricchezza culturale di un contesto molto vivo, molto attivo, che ha segnato appunto l'affermazione della nostra poi eroina della giornata, che è Frida Kahlo. Frida Kahlo e Diego Rivera, una delle più travolgenti storie d'amore e di passione dell'intera storia dell'arte. A Padova, al Centro Culturale Altinate San Gaetano, dal 14 febbraio al 4 giugno 2023, una grande corale mostra racconta i due artisti messicani, assurti a miti a livello planetario. Padova sarà l'unica tappa italiana di uno storico tour mondiale. Promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, la mostra è organizzata dalla Fergel Foundation, Mondo Mostre e Schira, in collaborazione con l'Istituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con la curatela di Daniela Ferretti. Il nucleo fondamentale delle opere giunge dalla celeberrima collezione statunitense di Jacques e Natasha Gelman. Lui regista di successo e raffinato collezionista, lei, che dopo la morte di lui, continua con brillante competenza ad arricchire la collezione al motto, come ricorda nel suo saggio Daniela Ferretti, adesso mi tocca lavorare per due. Così nella loro collezione entrarono le diverse fondamentali opere di Frida, tra le quali i suoi più celebri autoritratti, e di Diego, presenti in mostra.
è un'esposizione corale quella che viene proposta al San Gaetano. Accanto alla grande pittura, ben 23 le opere di Frida Kahlo e 9 quelle di Diego Rivera. Ad essere proposta, e non a caso, è anche la fotografia. Karl Wilhelm Kahlo, ebreo tedesco emigrato in Messico, era un abile fotografo d'architettura. Frida, giovanissima, lo accompagnava nelle sue campagne in giro per il Messico. E questa collaborazione influenzò molto la sua arte, a partire dalla consuetudine con la oggettività e anche la crudezza di chi maneggia una macchina fotografica, fino alla rigorosa costruzione dell'immagine e al minuzioso gusto per il dettaglio. È il Messico iconico, forte, vivo, quello che emerge in questa mostra. Quella terra e quelle persone che nella parte centrale del Novecento attrasse intellettuali, artisti, militanti e avventurieri dal vecchio continente. E nessuno come Frida Kahlo e Diego Rivera ha saputo tradurre nell'arte quel mondo di passione, bellezza, forza e sofferenza. Sembrano essere esistite tre Frida differenti, se non di più. Una è quella rivelata dalle lettere e dagli scritti dell'artista. Una persona sofferente e instabile, ma anche vivace, politicamente combattiva, sempre in cerca di amore, contraddittoria, ironica e dotata di un grande senso dell'umorismo. La seconda è la Frida altezzosa, che inchioda lo sguardo sull'osservatore fino ad ipnotizzarlo, impassibile e con il viso leggermente reclinato da un lato. L'ultima è quella che, senza mai trascurare la fierezza e il contegno, si presenta come una maschera di dolore. L'icona ben presto convertitasi in simbolo della sofferenza delle donne, su cui si fonda l'interpretazione della sua pittura come una rivendicazione della condizione femminile. Oggi come ieri, il mito di Frida Kahlo continua a vivere. La vita di Frida Kahlo fu intensa e crudele, ma la grandezza della sua arte ha sovrastato qualsiasi pregiudizio ed etichetta, salvandola dall'essere ricordata come una povera vittima disabile. Frida Kahlo è stata una donna che ha sempre affrontato la vita opponendosi alla sorte avversa e dimostrando una grandezza propria solo degli artisti, riuscendo a trasformare la sua immobilità, obbligata, in una opportunità artistica e la sofferenza in arte. Con il passare degli anni, le condizioni di salute di Frida peggiorarono irreversibilmente. Qualche anno prima di morire, le venne amputata la gamba destra, ormai in cancrena. Il 13 luglio 1954, alla giovane età di 47 anni, Frida morì per embolia polmonare, lasciando le ultime parole al suo diario personale. Spero che l'uscita sia gioiosa e spero di non tornare mai più.